Ci troviamo allo stand della Fischer, l'edizione invernale dell'Expo 2012, presentiamo le collezioni che andranno poi in commercio nella stagione 2012-2013 e Fischer quest'anno presenta una novità particolare che potremmo definire due in uno, vale a dire uno sci con delle funzioni diverse, con degli utilizzi assolutamente opposti fra loro ma nello stesso tempo anche complementari. Si tratta del concetto hybrid, abbiamo questo termine mutuato dal mondo automobilistico proprio a significare la multifunzionalità di questo modello, di una linea di modelli che vedete anche alle mie spalle. Il modello più importante per il mercato italiano sarà questo Hybrid 7, vale a dire con un centro di 75 mm. La particolarità è che è uno sci assolutamente di alta gamma, costruito come i modelli ad esempio World Cup, nucleo in legno, doppio strato di titanal, strati di air carbon, come se fosse un race car da pista. E ha anche appunto la possibilità di essere sciato in pista ad altissimo livello, quando hai la pista bella liscia, compatta, ghiacciata, vuoi farti una bella sciata da race car veloce, tirata sulle lamine, questo sci ti risponde assolutamente per quel livello. Ma la cosa simpatica, particolare, interessante che abbiamo visto anche in questi due giorni di fiera, sta riscuotendo molto molto interesse, è che ad esempio nella stessa giornata, pomeriggio, la neve comincia a smollarsi, tu sei un po' più stanco, la pista non è più omogenea, oppure il giorno dopo, la notte è nevicato, ti trovi un fondo, sia ancora preparato, però con la neve fresca, cambi facilissimamente l'assetto dello sci con questo sistema, con questo bottone, schiacci sopra, fai così, lo sci scatta e la pala diventa rocker, termine che ormai è ben confermato nel nostro mercato da un paio di stagioni a questa parte. Lo sci cambia completamente, diventa uno sci assolutamente facile, molto più docile, molto più adatto appunto a situazioni, come dicevo prima, fondi morbidi, stanchezza muscolare, pista rovinata, che ti permette poi con questo assetto anche di andare fuori pista. Quindi questa è sicuramente una cosa interessante. Per poi ritornare eventualmente alla situazione di base, si schiaccia questo bottone, lo si rifà scattare e torna uno sci diritto. Penso che si possa vedere, non lo so se la camera riesce a farlo vedere, questo è l'assetto normale, diciamo, da race car. Invece facendo questo, poi gli accoppi, tu vedi notevolmente come lo sci apre prima. Questa appunto è la novità più importante per quanto ci riguarda, devo dire anche una delle novità più interessanti per quanto riguarda l'attrezzo in ambito generale nella fiera. In un periodo difficile possiamo andare a offrire allo sciatore un attrezzo multiuso e non specifico per determinate condizioni di sciata.